Dopo la discreta esperienza avuta con un booster box di 36 bustine del nuovo set Pokémon Ossidiana Infuocata, che vi ricordo tra l'altro deve ancora uscire in via ufficiale, oggi ci buttiamo a capofitto su quelli che sono i kit pre-release, nello specifico due della suddetta espansione, quindi altra sbustatina in largo anticipo di altri 14 pacchettini, quasi metà booster box per intenderci. Ma come dici? Non sai cosa sono i kit pre-release? L'ho spiegato parecchie volte nei miei vari video, ma siccome sei nuovo te la racconto in breve. Sono dei piccoli prodotti che vengono distribuiti dalle leghe Pokémon in giro per l'Italia. Servono ad introdurre nel competitivo quelle che sono le nuove espansioni Pokémon e vengono sempre distribuiti due settimane prima del release ufficiale. Tutto chiaro? Ma ora rifocussiamoci sull'obiettivo di questo video. Come mai dopo il booster box ho deciso di aprire anche i kit pre-release, che al confronto non sono praticamente nulla? Beh, le motivazioni sono molto interessanti e allo stesso tempo molto semplici. A quanto pare in questi piccoli prodotti si nascondono moltissimi Charizard. In base alle molte esperienze postate sui gruppi Facebook riguardanti il collezionismo di carte Pokémon, questi prodotti sembrano esserne pieni. Pensate un po' che il Charizard alternativo fuori serie è già sceso moltissimo di valore. Il prezzo base infatti era di 300 euro. E nella distanza di pochi giorni è calato drasticamente a 150. Quindi il nostro obiettivo primario è appurare questo dato riguardante il pool. Il secondo punto che invece ero davvero curioso di scoprire riguarda il pesare i pacchetti. Tramite l'ausilio di un piccolo bilancino sarà possibile scoprire gli eventuali pool all'interno delle bustine? Quindi armiamoci di una piccola pesa e scopriamolo. Ricordatevi sempre che vi mostro queste pratiche soltanto per evitare eventuali scammate. Bene, fatta questa lunghissima premessa, direi che possiamo passare allo spacchettamento. Possiamo passare, mamma mia, ma non tanto meno, non ce l'avevo i nick. Ed eccoli qua i nostri kit pre-release più i pacchetti in aggiunta. Togliamoci subito la curiosità e andiamo a vedere che promo abbiamo trovato. Primo kit e abbiamo bellino Cleffa colleghino. Molto molto carino. E abbiamo ovviamente i nostri quattro pacchettini. Andiamo col secondo kit. Lo apriamo. Azz Mawile, il secondo art che avrei voluto trovare. Molto molto bene. E logicamente quelli che sono i nostri quattro pacchetti. Adesso bilancino la mano e controlliamo effettivamente se questa espansione si può pesare o meno. Questo pesa 22,80. Mi sembra pesantino. Vediamo. Sono stra curioso di capire se è effettivamente così. Anche perché le ultime espansioni si potevano pesare, purtroppo. E la cosa sinceramente mi dispiace alquanto. Energia Lampent, Togepi, Gloom, Bronzor, Houndstone, Diggersby, Solrock. Vediamo anche se sti kit hanno sti Charizard o meno. Glimmet e Ninetales. Ma che bella questa carta. Ninetales è sotto Darkrai. Quindi dal 2280 Art Rare. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma che art fenomenale. Andiamo con il secondo, che va a pesarci 22,76. E 75, pardon. Poco meno di quello di prima. Probabilmente la butto lì. Secondo me questo pacchetto è vuoto. Ma magari mi sbaglio. Comunque, ragazzi, come avrete potuto notare, i pacchetti che sto aprendo sono in lingua inglese, ma fra lingua inglese e italiana non cambia assolutamente nulla in termini di peso. Energia Vulpix, Froakie, Darumaka, Bisel, Umbreon molto bello, Lapras, Artok fenomenale, Masquerain, Wiglet, Pounsley e sotto, attenzione mi sbagliavo, e una EX, e sotto abbiamo Coraidon EX, molto carina. Quindi nel 75 abbiamo la EX regular, questo ci va a pesare 22,79, teoricamente dovremmo pullare anche da questo. Allora, in caso dovessimo pullare anche da questo pacchetto, inizia a aprirsi la prospettiva che sì, realmente questi pacchetti sono pesabili, come le espansioni precedenti, d'altronde. Energia acqua, non si passa, Litwick, Audino, molto carino, fa anche rima, Charmander, Pascoli spostati proprio, Stunfish, Umbreon, molto bello, Armourouge, Togedemaru e sotto Holo, Darkrai. Allora, no, sembra quasi che attualmente non... Allora, no, sembra quasi che non si possano pesare a questo punto perché...
da un 2279 abbiamo tirato fuori una Holo e dal 2280 una Art Rare. Vediamo con i prossimi. 2273, il più leggero fino ad ora. Comunque ragazzi, sto pacchetto è stranissimo. Bra. Guardate il colore. Cioè, è molto ma molto più acceso e tendente al viola. Sarà stato un errore di stampa? Sembra quasi falso. Però non penso possano già esistere pacchetti di quest'era falsi. Però vediamo. Allora, andiamo ad aprirlo. Ho un po' di timore, però vabbè, sarà un errore di stampa più che altro. Niente di così preoccupante. Forse sarebbe stato anche un bel pacchetto da collezione, probabilmente. Però, sti cavoli. La ludopatia prima di tutto. Energia. Baltoy. Wooper. Carvagna. Lechunk. Probopass. Linoon. Skarmory. Meltan. Froakie e sotto Holo di Togekiss. Allora, andiamo con il prossimo. Bisognerebbe vedere se troviamo un altro peso. 2235 extra light. Mamma mia, super leggero. Ma com'è possibile? Bisognerebbe vedere se troviamo un altro pacchetto da 2280 o da 2275 per capire se ripulliamo eventualmente una EX o una Art Rare. Perché così è un po' difficile capire se realmente si possono pesare o meno. Energia. Oddish. Swablu, molto bello questo artwork. Grimmett. Talbuld. Ninetales, l'avrò storpiato di sicuro. Dugtrio. Aumstoin. Dragonite, Holo Reverse. Bronzer e sotto Holo di Scizor. Allora, andiamo con il prossimo. Sono un po' confuso, sinceramente, ragazzi. Finché non... 2230, dovrebbe esserci un altro Holo. Finché non concludiamo lo spacchettamento è difficile pronunciarsi, sinceramente. Quindi andiamo a aprirci tutti i nostri pacchetti, poi al massimo traiamo le nostre conclusioni. Allora, trick da 1. Ninetales. Crimpata questa, ragazzi. Crimpata di brutto. Litwick, raga, non penso abbia un grande valore, però la metto da parte. Woongus. Charmander. Dratini, bello lui. Volcarona. Poltergeist. Toadstool. Mamma mia, che nomi. Whiscash. Magneton e sotto Holo. Abbiamo iniziato col piede giusto, ma stiamo andando un po' in discesa libera. Male male. Vediamo in questo 2235. Altro pacchetto che teoricamente dovrebbe essere vuoto. Allora, pensavo effettivamente che questi kit fossero un po' più pieni rispetto a quello che poteva essere il box. Però attualmente direi proprio di no. Energia. Shackle. Bisharp. Magneton. Timepool. Gumshoe. Pupitar, mio padre. Togetic. Bisel. Oddish e sotto altra Holo. Allora, però una cosa la possiamo dire, le Holo sono abbastanza intuibili. Per quello che ho visto attualmente sono abbastanza predictabili perché il peso è più o meno sempre quello. O comunque, bene o male, il range è sempre quel numero lì, 22, 30, 35, eccetera, eccetera. Energia, Hitmore, Lillipup, Toxel, Carcadent, Volcarona, Poltergeist, Toadstool, Woongus, Salatino, altra Holo. Tra l'altro ho mischiato i pacchetti, quindi non so se sto prendendo pacchetti di kit o i pacchetti esterni. Allora, il 2246 è un dato totalmente nuovo, che non ho ancora incontrato. È una via di mezzo, quindi potremmo avere qualcosa come non ci potrebbe essere nulla. Spero altamente ci sia qualcosa, perché trovare un Ninetales al trailer, per quanto sia bello, e un Corradini X, non mi soddisfa alquanto, visto l'amore di pacchetti. Gloom, giustamente, penso ragionino tutto in questa maniera. Snubbull, Capsakid, Dartrix, Oink Loink. C'è una gold? No, mi sto male. Stop. Ti fermo un secondino. Probabilmente stiamo per pullare una carta davvero molto interessante. Però prima di guardarcela, ti invito assolutamente a lasciare un like di supporto se ancora non l'hai fatto. Se ti sta piacendo questo video o comunque il canale in generale, ti invito anche a lasciarmi l'iscrizione e la campanellina attiva. E se ti va, lasciami un bel commentino qui sotto per farmi sapere cosa ne pensi di questa espansione e se anche tu hai sboostato di kit. E vi ricordo inoltre che domani sera saremo in live con 80 pacchetti di ossidiana infuocata. Il promemore lo trovi qui sotto, mi raccomando, impostalo. Basta, non mi tolgo il tuo tempo, ripartiamo subito. Salatino, c'è una gold,
Charizard Gold Wish Edition. E godo, e godo. Ve l'ho detto che il 46 nascondeva qualcosa di figo. Ed è un GOAT pack, credo, forse. No? Claydol, ma godo. Sì, va bene. La centratura è obbrobriosa, fa veramente venire i brividi. Ma vieni, godo. Bellissima, cioè bellissima, oddio, adesso Nick, sono emozionato, quindi ho detto bellissima, mi è scappata. Però è molto carina, dal vivo è molto molto bella. Peccato per questa centratura fatta da Bocelli, però va bene. È comunque uno zardone fuori serie gold. Di gold in questo set ce ne sono abbastanza, avrei potuto trovare anche una bella defecata. Va bene così signori. Adesso lo spacchettamento, ho preso una bella piega, 22,85. Stra pesante, vediamo cosa c'è qui dentro signori, sono veramente troppo curioso. Vediamo, vediamo, sono in hype adesso, abbiamo praticamente ribaltato quello che era lo spacchettamento fino adesso. Vediamo in c'è qualcosa di bello sostanzioso, ragazzi. Non so se ho visto bene. Energia, Gloom, Bronzor, Snubbull, Capsakid, Crabominable, Kingabit, Oinchiloink, Glimmet, Erdier e sotto... Mamma mia, Grident EX! Oh, terra cristallizzato! Mamma mia! Una delle cose più orrende mai viste in vita mia. Però è pull. Quel 0,85 mi ha creato un hype micidiale, ma me l'ha sgonfiato in meno di un secondo. 22,50. Un peso che non abbiamo ancora visto, ma nel 46, che è molto vicino al 50, abbiamo beccato la gold, signori. Quindi anche questo pacchetto potrebbe regalarci una gioia incredibile. Vediamo. Energia. Barboach. Wiglet, Scovet, Romagnolo, Palpitoad, Ninetales, Dugtrio, Elmstone, Rockruff, Geta, Mina, no, mi dissocio, e Togekiss, quindi niente. Ok, sì, adesso sono parecchio confuso, perché questi pesi dicono tutto e dicono niente. Teoricamente da questo dovrei andare a trovare qualcosa, magari qualcosa che si avvicina alla gold. Però a questo punto credo che i pesi su quelli che possono essere Atreir e altre carte sono precisi. Nel senso, se trovate il 80 AR per forza, il 22,80. Se trovate il 22 è 46 gold. Se è il 22,48 non c'è niente. Teoricamente, vediamo in questo pacchetto cosa esce. Quindi in qualche maniera credo si possano pesare. Il problema è che i bilancini hanno sempre un peso a sé. Nel senso, se avete qualcosa di professionale, avete qualcosa di preciso. Io utilizzo questo bilancino che non è professionale, quindi il peso che voi vedete nel mio video magari è diverso sul vostro bilancino di qualche centesimo. Baltoy e sotto Darkrai. Mancano due pacchetti alla fine, quindi posso dire sì, secondo me in qualche maniera sono pesabili, perché attualmente non ho riscontrato due pesi uguali con due pull uguali, nel senso che non ho trovato due pesi uguali attualmente, quindi non posso esserne sicuro al 100%, ma al 90% probabilmente sì, si possono pesare. 22,66, un peso che non abbiamo ancora visto, quindi non so cosa andremo a trovare. Scyther, Meltine, Carcadent, Diggersby, Solrock, Houndoom, Probopass, c'è qualcosa credo qua sotto, una EX, e abbiamo Todeskrull EX. Allora, l'unica EX regular che ho trovato durante lo spacchettamento era col peso di 22,75, quindi cambia veramente tanto. E quindi sì, attualmente sono veramente confuso. 22,79 vicino a 22,80 dovrebbe esserci un Artrail qui dentro, teoricamente, però non è sicuro la cosa. Probabilmente ci sono pesi specifici per andare a pullare, credo, a questo punto. Però bisognerebbe fare uno spacchettamento molto più ampio, di tantissimi pacchetti, per esserne sicuri al 100%. Energia, Salatino, Electric, Larvitar, Magnemite, Ugdrio, Kangaskhan, Whiskash che ho skippato, Crabblablabla. Oddish non c'è la trade. E sotto abbiamo Entei. Oh, va bene ragazzi, va bene. Tutto sommato per il meme questo pool mi garba. Mi garba assolutamente. E questo andava assolutamente trovato. Va bene ragazzi, spero che questo contenuto vi sia piaciuto. Riassumendo un attimo, secondo me in qualche maniera sono pesabili, ma con pesi
precisissimi. Quindi io vi inoltro le mie raccomandazioni a fare attenzione quando comprate le bustine singole. E mi raccomando, non le pesate in giro. Ovviamente, prima di concludere il video, io come al solito vi chiedo un bel like di supporto che è totalmente gratuito. L'iscrizione e la campanellina attiva al canale lo sono ugualmente. E il commentino è super importante qui sotto, mi raccomando. Fatemi sapere un vostro pensiero. Io vi saluto e ci vediamo domani sera qui su YouTube in live. Ciao ragazzi!